Documento! 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 Non si può abitare a fittare foglia. Un centro, una città senza lavorare, no. Noi africani, loro non vogliono dare noi residenze, non vogliono dare indirizzo a nessun africano. Se io voglio un buon contratto, buon lavoro, loro chiedono soldi. Senza soldi loro non dare. Se uno, il migrante, non ha un contratto di lavoro, non può affittarsi una casa, perché una casa non l'affittano nemmeno agli italiani, ai foggiani, se non hanno un contratto di lavoro. Quando ci è stato presentato il piano per lo sgombero, gli abbiamo fatto notare che effettivamente mancava tutta la parte del lavoro, le imprese, i controlli, l'educazione alla legalità, la filiera. La maggiorità andiamo con i furgoni. Perché se è lontano non ce la fai con la piccola macchina a portare 10-15 persone. Ci sono dei padroni che vengono qua a cercare gli operai? Sì. Vengono qua con la macchina, prendono gli operai, li portano al lavoro. Sì, italiani, e tornano, li portano, li pagano tranquillamente. C'è questo, c'è anche il rapporto direttamente tra il proprietario del campo e la persona che lui ha detto portami gli operai a lavorare. C'è, e non lo possiamo negare, c'è. La raccolta dei pomodori si paga a canzoni. Tu sai che il cottimo in realtà è vietato in Italia? Ti conviene così? Siamo obbligati a farlo. Sono cose che noi, queste non possiamo fare niente. Perché non possiamo controllarlo. Noi costretti anche qualche volta che piove, l'operaio che viene in campagna, all'attimo di raccogliere ti aumenta il prezzo del canzone. E non si fa più a giornata. Ti fa tipo riempire un cassone costa 3,50 euro stamattina, domani mattina 4 euro. Tu devi raccogliere perché vai a perdere il prodotto, l'operaio non gli frega niente, aspetta che tu gli dai la 50 centesimi in più. Chi non ha il permesso di soggiorno non ha più la possibilità di avere un contratto. E per questo troviamo in giro tanti che fanno il lavoro nero. E questi ragazzi sono la preda di questi contadini. Noi abbiamo casi di lavoratori che hanno lavorato per 13 mesi e andiamo a fare la misura del suo estratto contributivo, ci risultano 31 giornate denunciate. Se tu lavori con me per 365 giorni l'anno, io ti denuncio solo 30 giornate, molto probabilmente la rimanenza delle giornate io le vendo. Truffe e danni dell'INPS sul fenomeno sono assolutamente costanti e sempre per ingenti cifre. Si è passati a una strumentalizzazione, a un abuso di tale strumento per creare evasione contributiva da un lato e clientele dall'altra. Se un'impresa ti chiede un investimento, di sostenere un investimento, e però alle spalle c'ha zero giornate di lavoro, insomma non è possibile, oppure c'ha una serie di controlli ispettivi fatti con esito negativo da parte degli organismi istituzionali, e per me quelle aziende sono fuori dal sistema di incentivazione regionale. Il problema è quando non si scherma, ci sono persone che stanno ore e ore, poi entrano dentro non contenti, non gli piace il prodotto perché è stato 30 ore fuori, e ti cacciano fuori, non lo accettano, non lo scaricano. Allora tu purtroppo sei costretto a fare ciò che dicono loro. Quando una grande distribuzione ti dice o mi porti il cavolfiore a 29 centesimi oppure il cavolfiore lo butti sotto l'aratro e l'altro concorrente glielo dà, significa che qualche cosa di etico non c'è nell'acquisto della grande distribuzione. Ma noi agricoltori siamo troppo deboli per mettere a processo la grande distribuzione, invece la grande distribuzione è abbastanza potente da mettere a processo solo gli agricoltori. Lo scaffale è quello che margina di più su tutta la filiera. Lo scorso anno 6 centesimi e mezzo il vero prezzo pagato del pomodoro in campagna, e troviamo dei barattoli di pomodori da chilo che vengono venduti intorno ad 1,50 euro, 1,80 euro. Ci sono dei ricarichi enormi. Molti gruppi europei hanno come interesse quello di strappare il miglior prezzo. In alcuni casi, tralasciando anche il discorso qualitativo, mi è capitato nell'ultimo tender, nel capitolato tecnico, ci consigliano di aggiungere 3 grammi di zucchero per 100 grammi di prodotto.
significa che comunque, anche se il prodotto è di bassa qualità, un po' di zucchero, diciamo, addolcisce il prodotto. Quindi siamo in un momento storico complicato e difficile, dove in alcuni casi la grossa distribuzione europea bada molto più al profitto anziché alla salute del proprio consumatore. Lo sa che almeno il 90% della produzione dei pelati del mondo sono prodotti in Puglia e soprattutto nella provincia di Foggia? No, non lo sapevo. Dovremmo in qualche modo incentivare e chiedere, ecco, che sulle etichette della singola confezione venga detto da dove proviene quel prodotto in origine e anche dove è stato in qualche modo lavorato. Nel campo lavori a ore o a giornata? Giornata ieri. Quanto sì. Ti dà a giornata? 35 euro al giorno. Ti ha fatto un contratto? No, ho fatto un contratto. È un accordo a voce? Sì, accordo a voce. Come padre e figlio. Okay. Ti aiuto. Quindi non versa i contributi? No, non c'è. Se persino su un prodotto ad altissimo valore aggiunto come il Barolo c'è un'economia dallo sfruttamento, figuriamoci su un prodotto come il pomodoro, che ha un valore aggiunto risicatissimo, quasi prossimo allo zero, e quanto lavoro ci sia da fare.